abbordabile, ma sulla carta sono tutti abbordabili. Intanto ha preso inizio la partita con il Grosseto che ha battuto il pallone. Via, c'è però un altro giocatore che rinviene dalle sue parti. Cretella con il destro, addomestica il pallone, Vanni con il sinistro, conclusione. E arriva la parata facile, bella però la costruzione dell'azione. Camilli per Vanni al centro, per Pierangeli, si libera e va al tiro, una grossa parata di Lisi a destra e ha respinto. Intanto c'è un'azione pericolosa del Grosseto che perde una palla innocua, poi c'è l'intervento, c'è un calcio di rigore fischiato in favore del Castel Fiorentino. Di Ciolli gli ha dato un colpettino, calcio di rigore che si carica Bianchi, conclusione era su terra, c'è il gol. E allora segniamo, vediamo dunque, 28esimo minuto di gioco, gol del Castel Fiorentino. Pierangeli che va al tiro, è arrivato, stava l'idea di, veramente qui c'è stato una Vanni che ha subito un fallo da dietro, è venuto spinto clamorosamente da dietro. Calcio di punizione per il Grosseto dai 20 metri, va con il destro, conclusione poco alta di Pierangeli, vede il tocco di un giocatore. Calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo, va la battuta Pierangeli con il destro, sul primo pallo si avvita Molinari, la palla sul fondo. Rosicherebbe tre punti, ma adesso Pierangeli che prova ad andare via in velocità sulla destra, vediamo cross, ora su terra Camilli, alto, peccato, era una bella occasione. Secondo tempo fra Castel Fiorentino e Grosseto, concluso sull'1-0 per la formazione di casa, i gialloblu che vanno a calciare l'inizio di questa seconda frazione, quindi partiti. Intanto Camilli prova la fuga sulla sinistra, è tallonato da Agnorelli, rientra sul destro, colpo di tacco per Sabatini, prima intenzione è bassa, c'è Pierangeli che però ha la possibilità di puntare l'uomo, entrare nella rigore col sinistro, raso terra, ribattuto ancora Pierangeli, va alla conclusione col destro, calcio d'angolo. Calcio lungo sul secondo palo, troppo lungo, però c'è Vanni che gioca questo pallone, lo mette al centro, lo sfiora e gol di Gorelli, gol di Gorelli al nono minuto 1-1, 26 minuti di gioco disputati. Pierangeli a battere questa punizione in profondità su Gorelli che ci arriva di testa, gol, doppietta di Gorelli che ha creduto su questo pallone lungo letto veramente male dalla difesa del Castel Fiorentino, di testa la mette sul palo opposto, gol 27esimo minuto del secondo tempo, gol del Grosseto, doppietta di Gorelli e Grifone che ribalta la situazione di 4 giocatori, c'è un 4 contro 4, Zagaglioni vede arrivare Cretella in area, mantiene la palla, 2 giocatori confronta lui, tiro con il destro, Cretella, occasione al 49esimo minuto del secondo tempo, nella metà campo dei locali, ribattuta e fischia con 20 secondi di ritardo, ma a Castel Fiorentino i biancorossi battono per 2-1 la squadra locale, il Castel Fiorentino dopo